quando con Opus. Poi da qua siamo accettivati a tutto il campo d'aria. Io telefono a Porta, ma per me lì non è quello che c'è. Fatto che non so. No, no. Brusca Bernard, lei non è stato mai interrogato? No, signor. Deve rispondere, è chiamato a rispondere, oltre dei reati di quell'articolo 416 in bis codice penale, degli articoli 75 e 71 della legge numero 75, del numero 685, anche come capo, come membro della commissione di numerosi omicidi. Quello di Mafra Giovanni, Francesco, Prato Antonino, sequestro e omicidio di Lugnetto Antonino, sequestro e omicidio di Gregorio Salvatore, Teresi Francesco Paolo, Ienna Michele, Grado Antonino, Di Fresco Giovanni, D'Agostino Ignazio, Marchese Pietro, Campora Domenico, Di Fresco Francesco, Mandala Francesco, Spitalere Salvatore, Romano Pietro, Spica Antonino, Corsino Salvatore, Franzolin Silvano, Rai di Salvatore, Di Barca Luigi, Ferlito Alfio, Di Lavore Giuseppe, Greco Salvatore, tentato omicidio Greco Angelo e Giuseppe, omicidio Ginaggio Giacomo, Laguna Pietro, Giaccone Paolo, Dalla Chiesa, Setti Carraro, Russo Domenico, Buscetta Benedetto Antonino, Scalice Calon Gaetano, Calogero Zucchetto, Genova Giuseppe, D'Amico Antonio e D'Amico Orazio, Ficano Gaspere, Michele Amodeo, Paolo, Buscetta Benedetto e Vincenzo, Bellini Calogero, Amodeo Giovanni, Pesco Vincenzo, Badalamenti Silvio, Sorci Antonino, Sorci Carlo, Sorci Francesco. E credo anche Boris Giuliano. Si dichiara innocente di queste? Avete... respinge le accuse? Io... Sì, 11. Risponde, risponde. No, 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 era, ha chiesto che si accendesse il micro. Ho ascoltato la lettura io, vabbè. Credo che tutto questo che è scritto, vabbè. Mi scuso, va bene, se lo fa spiegare di chi l'ha detto, perché io tutte queste cose né l'ho fatto. Come né membro della commissione, però. Ma non qual è questa commissione? Scusa. La commissione di cui parlano. Hanno parlato Buscetta e Contorno, che sarebbe una commissione la quale presiederebbe e delibererebbe tutti i più gravi delitti che si svolgono in queste zone. Ma vede, io non ho mai partecipato né a commissione, sconosco che cosa significa questa commissione, va bene? Quindi sono solo un lavoratore e basta, va bene? Tutto il resto... Io non ho mai fatto parte né a commissione né altri generi di cose. Insomma, si protesta innocente. Certo che no. Questo, si protesta innocente di tutti i reati che le sono contestati. Sì, signore. Per non avere mai partecipato né associazione per delinquere no. Denominata Cosa Nostra. No, 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 non esiste Cosa Nostra né, per me. Né a una commissione che avrebbe deliberato questi gravi delitti. No, signore. Desideravo chiederle, il Salamone lei lo conosce? Abbastanza bene. Da quanto tempo lo conosce? Da quando sono nato, posso dire, perché siamo nello stesso paese, abbiamo cresciuto vicino, va bene, poi sono ingrandito, oltre che siamo paesani, ci ho avuto anche motivi di lavoro, di affare, perché loro facevano un'attività di formaggio che avevano il magazzino, io facevo pastore, ci vendevo il formaggio e mi pagavano, va bene. Poi ci ho avuto anche contatti che loro combattevano commercianti di vino, ci ho venduto anche vino, quindi questi sono stati i rapporti tra me e Salamone, perché sono due fratelli. Lei che attività svolge? Agricoltore. Agricoltore? Sì. E c'ha dei terreni? C'ho un po' me l'hanno riciclato, non sono miei, me l'hanno sequestrato, va bene, e un po' ancora ci sono, me l'ha lasciato mio padre, quindi
E poi abbiamo un animale che ancora svolge sia un'attività che un'altra. Vabbè. Che estensione hanno questi terreni che lei coltiva personalmente? O... Vedete, quelle che io posso dire che ciò che oggi non ce l'ho perché l'hanno sequestrato, erano una sessantina. No, ma quelli che sono intestati a lei? A me ho solo quella che mi ha lasciato mio padre. A lei soltanto quelli? Ho venduto quella che aveva anni addietro, che io l'avevo acquistato di quando mi sono sposato, va bene, e poi ho cercato di rifemolare e portare tutto questo assieme, tra quello mio e quello che mio suocero ci aveva dato a mia moglie, comprare un po' di terreno tutto assieme, e comunque si trova tutto assieme quasi sul terreno. Questo che le ha lasciato suo padre che estensione c'ha? Come? Questo che le ha lasciato suo padre che estensione c'ha? Quello che mi ha lasciato mio padre? Sì. Ma sono 4 ettari circa così. E questi che sono stati sequestrati? Questi saranno una quarantina di ettari. Una quarantina di ettari. E lei li ha coltivato personalmente? Sì. O attraverso... Sì. Ho coltivato sempre io la mia proprietà. Conosce i fratelli Enea? No. I fratelli Bono? I fratelli Bono così, l'ho visto qualche volta così, per puro caso. Dove le ha viste? A Palermo? Ma una volta è successo che... No, a Palermo mai, va bene. Che trovandomi a fare un viaggio per motivi miei, per la salute, perché io sono stato pure... Ho sofferto con il grappolo renale. Mi trovavo per caso una volta a Milano, così ho incontrato sia Salamone che il Bono, per un caso puro. A Milano è stato con loro qualche tempo? No, a Siena un paio d'ore se ci sono stato e me ne sono andato. Carmelo Colletti? No, non conosco. Salvatore Prestigiacomo? Non conosco, all'infuori di questi che ho il resto non conosco nessuno. Ha sentito queste dichiarazioni del contorno Salvatore secondo le quali lei sarebbe inserito nel traffico di stupefacenti? Ma vedete, anche questa a me, mi scusi, ci sembra potesse essere che io cerco di... No, lei parli di bello. No, parlo che sconosco ogni cosa, a me mi deve dare fare formaggi, coltivare i vigneti, grano, tutto questo. Su questo campo posso rispondere tutto quello che... Altri campi io sconosco ogni cosa. Ma perché lei pure aveva un'attività di... faceva formaggi? Con... Sì, ce l'ho anche, tutt'oggi ce l'ho ancora, va bene, c'ho le pecore, c'ho le vacche, va bene, queste cose che di quando sono nato, non è che lo sto facendo ora. Questo contorno l'ha mai conosciuto? No. Fuori naturalmente dalle... Non ho mai avuto la possibilità di incontrarlo. Domande? Pubblico Ministero o Parte Civile? Che grado di parentela c'ha l'imputato con i fratelli Pullarà? Come, scusa? Che grado di parentela ha l'imputato con i fratelli Pullarà? È parente? È parente, sì. Di Pullarà? Con la mamma di Pullarà siamo prime cugine, cioè la nonna di Pullarà e mio padre erano fratello e sorella. Sì. Vabbè, si è mai recato a Napoli l'imputato? A Napoli io ci sono stato sempre qualche volta di passaggio. Perché passaggio io ho uscito dalla Sicilia per obbligato, va bene? Che mi hanno dato tante volte prevedemente andare a finire al soggiorno. Quindi diversamente se avessi dovuto uscire dalla Sicilia. Cioè, soggiorno dove? Come? Soggiorno dove? È stato... Soggiorno, sì. Dove? In che località? Il primo l'ho fatto in Novelato, va bene, da provincia del Rovigo. Poi sono stato qui nella provincia di Salerno. Cioè precisamente dove? Casalbuono. E conosce Marano? Come? Marano di Napoli, no. Non lo conosce? No, non mai. I fratelli Nuvoletta? No, sì. Non li conosce. I fratelli Zazza li conosce? No. Neanche. Si è mai recato a San Giovanni a Teduccio? No. Conosce Calò Giuseppe? No, sì. Rina Salvatore? No. Spadaro Tommaso? Non conosco nessuno. Nessuno di questi? I fratelli Martello? No, sì. Di Carlo di Altofonte? Neanche. Mariano Marchese lo conosce? Non conosco. Villa Ciambra? No, signore. Non conosce nemmeno. E Joseph Ganci lo conosce? No, signore. Neanche. Vabbè, risento. Allora, possiamo partecipare? C'è Lucia Lattere che deve fare alcune domande, sì. Un attimo solo.
Senta, lei ha parlato di un incontro a Milano con Bono. E sì. Ha detto i l'ho fratelli detto, Bono detto, o tutte e due? L'ho detto prima, sì. Sì, e dico, ha parlato di tutte e due i fratelli Bono o di uno in particolare? Ma vede, io siamo incontrati che io stavo andando per andare a mangiare qualche cosa. Davanti al ristorante ho incontrato sì o Salamone, va bene, e c'erano questi fratelli. Non è che ho parlato, va bene, ma l'ho visto così. Quindi ci siamo seduti, dopo un po' venne la polizia, ne cerca il documento e quindi tutto qua il discorso. In che anno è successo? Ma 68, 69, non ricordo preciso. Ah, allora siete stati feriti, è stato l'episodio riferito quando furono controllati. Quando furono fermati dalla polizia, sì, esatto. Al ristorante assieme ai fratelli Bono e a Salamone. A Salamone. Ho capito. Credevo che ci fosse un'altra occasione d'incontro. No, un'altra occasione. In merito a questo domanda. Sì. Vabbè, ultimiamo l'interrogatorio e poi lo facciamo per me. Un momento. Sì, un momento, poi deve fare una contestazione. Una precisazione. A quello che dice Brusca. Allora diamogli la linea là in fondo a quel microfono. 101. 130. 31. Il microfono glielo ho avvicinato. Può essere che la linea non sia stata data. Che numero è? No, credo che non sia stata data la linea. Il numero qual è? 131. 131. Ma siamo sicuri che è 131? Perché mi pare che la linea non sia stata data. Evidentemente non può usare il libro. Penso di sì. Pigliamone un altro. 121. Anche questo funziona? E questo... Senta, lei aveva chiesto al signor Brusca l'incontro di Milano, questo fermo non so al ristorante, il dottor Grassi ha voluto precisare questo incontro. Io non ho capito bene quello che ha detto il signor Brusca, se eravamo tutti e due fratelli o soltanto un fratello. Ha detto cosa ma vede, non ricordo bene, se ne sono tutte e due, era uno, va bene. Ecco, allora voglio questo, allora desidero fare una precisazione. Io non mi trovavo al ristorante, in quel periodo allora... mi trovavo in Svizzera al carcere di Basilea, periodo 67, 68, 69 e 70. Comunque c'è un rapporto della polizia su sì, questo punto. Era uno, non c'è problema. Va bene. Sì. Il rapporto della polizia parla proprio di Bono Alfredo, se uno del... No, l'importante è che Bono Alfredo dice che si trovava in Svizzera, è una cosa che si è una si può accertare facilmente. Certo, no, certo. C'è un errore dell'ordinanza di trascrizione rispetto alle informative della polizia. Dei carabinieri, perché nell'informativa è detto la notte del 7-9-69 sorpreso dalla squadra mobile di Milano, è una scheda biografica relativa a Brusca Bernardo, quindi la notte del 7-9-69 sorpreso dalla squadra mobile di Milano in un ristorante di quella città unitamente ai mafiosi Bono Giuseppe Fu Tommaso, nato a Palermo il 2-1-33, Munsun Serra Giuseppe Fu Baldassare, nato a San Cipirrello il 9-7-33, e Salamone Antonino Fu Francesco, nato a San Giuseppe Iato il 12-2-18. Sia il Bono che il Salamone sono stati indiziati nel processo del 114. È un errore dell'ordinanza, quindi, ragione non ricordo male io. Quindi l'ordinanza parla di Bono Alfredo, sì, la fonte parla di Bono. Sbagli, sì. Ne ha fatti tanti errori, l'ordinanza scrive tante cose false. Va bene, è un errore evidente, invece di Bono Giuseppe hanno scritto Bono Alfredo. Consapevole errore. Ma veda, per fortuna abbiamo anche le fonti che consultiamo e ci portiamo appresso. Bisogna controllare tutti i giorni, tutti i minuti. No,
Allora la fortuna è che ho fatto la domanda io, scusi avvocato, perché se ne avessi fatto la domanda il signor Bono forse non... Dottor Grassi, lo ringrazio per la domanda, ma già ero già pronto io per chiederla, per fare questa precisazione. Va bene, allora, andiamo avanti con le domande. Lei ha dei compari o un compare? Certo che ce l'ho io con voi. E ci può dire i nomi dei suoi compari? Certo, quelle che ricordo le dico, certo. Vabbè, non è che... uno è un fratello che ora è morto, che ha battezzato il primo mio figliolo, va bene? Si chiama? Salvatore. Chiedo scusa, Brusca Presidente. Salvatore. Brusca Salvatore. Abbiamo a disposizione la documentazione relativa a tutti i rapporti di comparaggio che sussistono dalla parte della famiglia Brusca. Prevedevamo la domanda. Quindi vuol dire che è preparato su questa domanda e no, può rispondere. Era ovvio. La documentazione è tale da... Grazie, avvocato. Prego. Prego. Quindi il primo l'ha battezzato mio fratello. Il secondo l'ha battezzato un primo mio cugino, si chiama Bernardo come me. Il terzo l'ha battezzato un fratello di mia sorella. Quindi questi sono i miei compari. Fratello di sua sorella si chiama? Fratello di mia moglie, scusa. Poi resta registrato, il fratello di mia sorella. Può succedere, allora... devo commettere, va bene. Vabbè, certo. Il resto cosa vuole? Quindi, il fratello di sua moglie, se non ci dice come si chiama? Mario. Mario come? Brusca Mario. Sì. Pure Brusca? Pure Brusca, sì. Perché sua moglie si chiama Brusca? Brusca, sì. Quindi, riepilogando, sono Brusca Mario. Buon marito Bernardo. Buon marito Bernardo. E Brusca Salvatore. E Brusca Salvatore. Rina Salvatore non è suo compare? No, mai esistito Rina Salvatore. Va bene. Ma lo conosce Rina Salvatore? Lo conosce? No, mi pare che già è stata fatta la domanda. Sì. Ha risposto che non lo conosce. Salvatore Prestigiacomo lo conosce? Sì. E come lo conosce? Che tipo di rapporto? Lo conosco perché era socio di mio fratello. Socio in che attività? Attività che quello che facevano i Salamone 20 anni addietro. Lo faceva oggi mio fratello, che a tutt'ora lo fanno, va bene. Li comprano i formaggi e le vendono, va bene, così... E i fratelli Argano? No. C'è una... nell'ordinanza si fa riferimento a alcuni assegni circolari richiesti però da suo fratello Salvatore Brusca, emessi all'ordine di Salvatore Prestigiacomo. Questi assegni quindi hanno questa causale, cioè rapporti societari o... Vede, è mio fratello buonanima e questo Prestigiacomo lavorano con i formaggi, lavorava, sì, dico, mio fratello, assegni se questi questa... assegni esistono, sono sempre motivo di lavoro di formaggio, perché quindi non c'è altre strade, altre diciamo. Ma sono di Salvatore? Sì, sono di Salvatore, l'abbiamo precisato. È di suo fratello. Dico, e troveranno questa causa. Di Cristina Giuseppe l'ha conosciuto? No. Vabbè, nessun'altra domanda. Dunque, allora passiamo a parte civile. Sì. 86. E dell'Aira. Puoi chiedere all'imputato se ha mai ricoperto cariche sociali? Cariche sociali in... Cariche sociali in strutture societarie. Ah, in strutture societarie? No, non mai. Lei ha mai fatto, ha avuto cariche? No, sì. Un consiglio d'amministrazione, no? Mai. No, 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 mai. Società? No. Sì. Grazie. Allora, alla difesa. Presidente, chiedo scusa, la difesa deve esibire e fare un'istanza la documentazione relativa al rapporto, al preteso rapporto di comparaggio sul quale già il giudice legatore... Per favore, il nome anche perché... Avvocato Carlo Taormina. Sì. Relativa, dicevo, al rapporto di comparaggio sul quale è stata fatta già domanda dal giudice all'atere. Noi esibiamo la documentazione relativa, oltre che allo stato di famiglia, relativa al matrimonio contratto dal Brusca, nonché ai certificati di battesimo